ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo di nuovo su Formula 1 2016. Stiamo per affrontare la gara qui a Barcellona, circuito di Catalunya. Sentiamo gli obiettivi di squadra. Ehi, indovina un po'? Ho ricevuto gli obiettivi del team per la gara. Volevo farteli avere e augurarti buona fortuna. Inculato a sorella. Scusate, sono un po' francese oggi. Allora, posizionati al 14° posto, il più in alto di Carlos Sainz, Marcus Ericsson sconfitto. Non so, vuoi anche un rusticchiere e una birra media? Va bene, andiamo subito in pista, ragazzi. Come potete vedere, non ho i punti per fare un cazzo. Abbiamo sviluppato aerodinamica, peso e niente. Volevo sviluppare un po' di motore, ma non ci è concesso, sfortunatamente. Abbiamo superato la Haas F1 con l'ultimo aggiornamento del peso telaio. Quindi la macchina è ancora più cazzuta e sportiveggiante. Partiremo in 12esima posizione. Oh no, non mi ricordo. Vediamo un po'. Non mi ricordo proprio, ragazzi, andiamo a vedere. Dai. Saltiamo questa parte. Chissà cosa ha in serbo per noi oggi il Gran Premio di Spagna. Spero niente, di vedere qualche Spagna, scontro ravvicinato lungo il rettilineo principale come Mansell e Senna nel 91, o forse assisteremo a una gara più tattica in un circuito dove è oggettivamente difficile sorpassare. È tutto esaurito con 140.000 spettatori oggi. Stiamo aspettando il semaforo verde per lo scatto sui primi 730 metri fino alla prima staccata su questo circuito da 4,7 km. Sorpassare è molto difficile lungo queste 16 curve, ma la velocità non mancherà di certo. Basti pensare a curva 3 e all'impressionante curva cieca numero 9. Luca Filippi è qui con me oggi per commentare tutte le azioni di questo Gran Premio di Spagna. Qui è difficile restare incollati agli scarichi dell'avversario per via dell'aria sporca che esce dalla vettura davanti. Credi che per questo motivo potremmo assistere a una gara più strategica? Ma non ne sarei troppo sicuro, Carlo. Come dici tu, è difficile restare vicini agli avversari, ma frenando all'ultimo si può creare un'occasione di sorpasso nella curva 1 che si affronta ad una velocità media. E che ne pensi della griglia di partenza? Sono convinto che un paio di piloti nelle retrovie saranno molto aggressivi nel tentativo di indurre l'avversario a commettere un errore. Dubito fortemente che questa gara sarà decisa solamente dai pit stop. Sì. Occhio alla partenza. Le auto più veloci proveranno a superarti. Cerca di tenerle a bada. Va bene. Prima di partire diamo un'occhiata alla griglia dopo le qualifiche di ieri. Il pluricampione del mondo Sebastian Vettel parte in pole dopo una qualifica fantastica. E accanto a lui c'è Nico Rosberg. E ora vediamo il resto della griglia. Raikkonen, Ricciardo, Fernando Alonso e Sainz. Una Sauber, settimo, Hamilton, Hülkenberg e Valtteri Bottas. Verstappen, davanti a Fiat, Hamilton. Sergio Perez e Sergio. Massa. Button, Ericsson, Romain Grosjean e Kevin Magnussen. Palmer e Arianto, Pascal Wehrlein ed Esteban Gutierrez completa la griglia. I preparativi sono quasi completati, scendiamo in pista. Andiamo, andiamo. Allora, vediamo un po' la strategia di gara, qua le gomme si consumeranno molto. Infatti, però, se mettiamo le dure... Io direi ci fermiamo un giro prima e mettiamo le dure. Ah no, scusate, questo è lo stint 1. Che dite? Solo che le dure non danno molta sicurezza. No, vabbè, rimaniamo come ci diceva lui, torniamo al box al sesto giro. Però non lo so, ho paura che mi esplode la ruota perché vedete è al 50%. Che dite? Ci fidiamo? Dai, fidiamoci. E andiamo in pista. Ah, momento, così ci abbiamo un po' più di cazzutezza. Facciamo un giro di pista prima di partire, ragazzi. Lungo rettilineo di partenza. Bene, in questo giro cerca di portare il nuovo posto in temperatura. Vogliamo anche verificare che il cambio funzioni bene, perciò ingrana tutte le marce se ti è possibile.
prima staccata, ottava, quarta marcia o terza, dipende un po' dall'aerodinamica che uno ha. Destra, poi sinistra, poi ancora destra in accelerazione, quinta, sesta marcia. Si esce in pieno da questa curva, settima, frenata, quarta marcia, altra curva verso destra. Sainz tra l'altro parte davanti a noi, ho notato solo adesso. Altro allungo fino alla quinta o sesta marcia, dipende da quanto uno vuole tirare la marcia no, un attimo, l'ho appena toccato, però se lui mi va lento così non è che posso far molto. Dicevo, terza marcia per questo tornante abbastanza largo, non arriva mai l'uscita, allungo fino alla sesta marcia, ci si tiene molto esterni per affrontare questa curva, si scala in quarta, si tocca il cordolo interno, si cerca di non perdere aderenza, si gira verso destra, altra curva, dalla sesta si passa alla quinta, verso destra, sempre qui inizia la prima zona di RS che secondo me è utile come un culo senza il buco perché troppo corto il rettilineo, si arriva in settima marcia, si scala in seconda addirittura per questa curva lentissima alla 9, si accelera fino alla quarta marcia, si cerca di far rimanere la macchina su un binario, si scala in terza per quest'altra curva verso destra, anche questa sembra che non finisca mai, la macchina va in sottosterzo, quarta, quinta, di nuovo terza per quest'altra curva verso destra, seconda, e si fa la chicane che immette poi sull'ultima curva da fare totalmente in accelerazione, gas spalancato il più possibile, e si arriva sul traguardo. Allora ragazzi, l'obiettivo è di superare Sainz già in partenza. Partenzione, attenzione! Siamo in quarta posizione. Abbiamo Raikkonen subito dietro. Sorpasso lunghissimo però. Fa niente. Siamo in terza posizione. Attenzione. Cacchio, sono arrivato lungo. Attenzione, io direi di usare il flashback ragazzi perché stiamo proprio così con le gomme. Che cacchio, porco Giuda. Abbiamo la possibilità di raggiungerli ragazzi. Nell'ultimo settore siamo molto veloci, abbiamo fatto anche il giro più veloce della gara finora. Beh, il primo giro non è lanciato, quindi non conta. E vabbè, superamento limiti della pista, ma dove? Guardate le scintille che escono dal fondo. Ci stiamo riavvicinando, occhio. Cacchio. Ci proviamo qui? Ci proviamo.
Ormai siamo dentro e vabbè, scusi, eh. Ma io ero già all'interno, signor Rosberg. Mi dispiace per lei, ma stavolta ha torto. Tanto poi al pit stop mi sorpassano comunque. Che cacchio. Scusatemi, ragazzi, se uso così presto il flash, ma così spesso anche. Tutto di drift. Cazzo! No, ho sbagliato! Volevo aumentare la miscela, non chiamare i box. Mamma mia, tutto di drift ancora! Lunghissimo, se domani, ciao. No, no, non serve. Non spingiamo perché non lo recuperiamo. Abbiamo il DRS, allora aumentiamo. Che palle, gli mortacci. Mi sono comprato il paletto. Cazzo, ci siamo saltati sopra, ragazzi, mi sa, eh. Da quando ci consente di tagliare, ragazzi, noi ci andiamo. Di nuovo DRS. Siamo sotto, siamo sotto. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro. Attenzione. Uscito male dalla curva Vettel. Sorpassone, attenzione. Sono uscito male io adesso dalla curva. È lunghissimo. Restiamo dietro. Franco Bollati al suo culo.
velocissimo. Attenzione, Rosberg e Raikkonen si sono dati il cambio dietro di noi. E siamo a oltre un secondo adesso da Vettel. Loro riescono a gestire un po' meglio le gomme, come ovvio che sia. Eh sì, avvertimento. Aspettate. Vettel ai box. Attenzione. No, momento. Anticipazione del DRS. E Raikkonen ci ha strappato gli adesivi. Aia. Cazzo è stato? Io resisto. Non mollo. No, vabbè, ma sei un figlio di zoccola, Rosberg. Sei un figlio di puttana. Mi insinuo. Però le gomme non si sono consumate tantissimo, a differenza delle previsioni. Perché loro si dicevano che si sarebbero consumate al 50% adesso. È vero che manca ancora un giro. Dobbiamo vedere alla fine di questo giro in che condizioni arriviamo. Adesso stiamo rientrando tutti ai box. Minchia! Se, scusatemi, Perché ho danneggiato l'ala lì, quasi sicuramente. Perfetto, quasi. Ora sicuramente quei meccanici sono più veloci dei miei. Praticamente mi inchiappetteranno in 12. Ecco, infatti Raikkonen e Ricciardo mi hanno superato. Attenzione. Rientriamo in battaglia, porco Giuda. Chi ho buttato fuori? Alonso? Vabbè, ma pure lui, scusami. Che si insinua così in maniera abusiva. Abbiamo davanti Verstappen. Proviamo a insinuarlo qui. Guardate i trucioli di gomma che vanno a finire sulla telecamera.
Per sbattere ha provato a resistere, mi è venuto addosso. Stavolta non è stata colpa mia. Tra l'altro, il primo e il secondo settore noi siamo stati più veloci di tutti. Dobbiamo superare Ricciardo assolutamente, ragazzi. No, assolutamente. Non era assolutamente un sorpasso illecito. Gli doveva andare addosso, forse. Ecco, gli sono andato, contenti? Adesso su Raikkonen. Vabbè, allora, mi scusi. Proviamo a metà curva. Allora, davanti a Raikkonen ci sono due Renault. Azzo, Raikkonen ha danneggiato l'ala. Sono uscito malissimo dall'ultima curva. Abbiamo ripreso però. Ci insinuiamo. Attenzione. Mi sa che ho buttato fuori qualcuno. Ma come fa Magnussen ad essere quarto? Adesso è uscito lento e Ricciardo ne ha approfittato. Riproviamoci. Sì, siamo molto aggressivi, appunto. Appunto, siamo molto aggressivi. È stato un brutto colpo, per favore, conferma. Siamo molto, troppo aggressivi. Per stare qui, Magnussen come minimo non ha fatto la sosta. Dai, dai. Arriviamo, arriviamo. Lunghissimo. Va bene così. Perez. Cioè, ragazzi, lottiamo per il podio, ragazzi, perché questi non hanno ancora fatto la sosta. Perez o chiunque ci sia davanti a Vettel. Abbiamo neanche consumato tantissimo le gomme, quindi non ci serve neanche amministrare.
frattempo Raikkonen e Ricciardo sono bloccati dietro un pilota lento come Magnussen. E Magnussen può essere veloce quanto volete, ma è la macchina il problema. Non che la nostra sia tanto cazzuta, però meglio della Renault stiamo sicuro. Allora, direi di rimettere la miscela standard. Attenzione, bandiere gialle. Distacco dall'auto dietro, 1,9 secondi. Vabbè, Vettel è scappato via letteralmente. Pilota davanti. C'è Vettel davanti a te, il distacco dalla vettura davanti è 5,1 secondi. Ciao. Noi facciamo 1,26,6 con le morbide però, eh. Attenzione che ci hanno ripreso, eh. Arrivano. Mamma mia che resistenza. Neanche l'ho tirata la staccata, onestamente amici. Pilota dietro. Hai dietro Ricciardo. Il distacco è inferiore a un secondo. Monta come medie usate. L'ultimo giro è stato 1,27. Dobbiamo riprendere un po' il ritmo, ragazzi, perché non stiamo riuscendo a girare molto veloci. Forse è Ricciardo che ha preso il ritmo. Contro chi competo? I piloti che abbiamo contro sono Ricciardo e Sainz. Però Ricciardo in realtà non era previsto. Ecco, Perez è entrata in box. Attenzione a Ricciardo che si insinua. Stavolta l'ho tirata. Vabbè, più che altro perché ero nella traiettoria interna. Se non l'avessi fatto non sarei mai riuscito. Siamo in seconda posizione, ragazzi. Lottiamo per il podio. E che cazzo. Questo è un circuito che mi è sempre piaciuto, ragazzi, anche su MotoGP. Attenzione, mancano 4 giri. Gara lunghissima questa. No, dai. Dai. Che penalità è? Vabbè, va. Ho capito. Ricciardo si insinua, noi lo chiudiamo.
mi sa che le abbiamo rotto qualcosa, ragazzi. Scusate, non avendo una macchina molto cazzuta, devo essere un po' aggressivo nelle fasi di difesa. Però questa, ammetto che è stata scorretta questa mossa, perché non gli ho lasciato spazio. Ricciardo non poteva scomparire. Però adesso stiamo facendo 1.29 addirittura. Dobbiamo farne 3, quindi tra un paio di giri mettiamo la miscela grassa. Il consumo si inizia a far vedere. Però mi sa che, a differenza del nostro compagno di squadra, riusciamo un po' meglio a gestire. Attenzione, di nuovo Ricciardo. Vabbè, adesso è stato stronzo lui. Scusate. Che cazzo. Moe è stato proprio stronzo lui. Mi sa che dobbiamo anticipare l'inserimento del miscela grassa. È anche vero che adesso abbiamo la possibilità di aprire il DRS. Dai! Mamma mia, se l'ho tirata sta staccata. L'anteriore sinistra si sta surriscaldando, occhio. Cioè non surriscaldando, anche surriscaldando. Proviamo a fare delle frenate un po' meno aggressive, magari. Stiamo resistendo bene o male, Questi sono punti importanti per il campionato. Mancano due giri, miscela grassa. Abbiamo calcolato a sufficienza per altri 4 giri. Vai tranquillo. Prova l'esterno, Ricciardo all'interno. Mamma mia! Una saetta, attenzione! Successo un macello. Alcune informazioni su Magnus. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Posizione Ricciardo. Va bene. Perché mi ha detto zitto Alex? Più aggiornamenti. Ricevuto, va bene. Ma proprio adesso che li voglio in questa gara. Ricciardo lì dietro. Sono contento però che Hamilton è stato buttato fuori. Che cazzo, ste Mercedes si hanno rotto le palle. Cioè, è arrivata come una saetta, ma avete visto? Siamo contro Raikkonen e sta per iniziare l'ultimo giro. Mancano tre curve oramai.
Zitto Alex. Ok, d'accordo. Ora voglio che stai zitto. Ripeti, abbiamo problemi di ricezione. Vabbè, è arrivato al doppio. Mamma mia! Non so neanche io come l'ho tenuta, ragazzi. Perché credevo che Raikkonen si spostasse all'interno, all'esterno, e avevo preso la traiettoria interna, ma poi ho visto che non si era spostato. Siamo forti in staccata, bisogna dirlo. Piano, accelera. Va bene così, dai. Sto rallentando un po' Raikkonen, ma più che altro perché le gomme sono finite, non frena più la macchina. Con quella staccata mi sono un po' inchiappettato da solo. Attenzione, primo podio in carriera. Molto vicino Raikkonen. Ci prova ma non ce la fa, perché il traguardo qui è vicinissimo all'ultima curva. Secondo posto. Un gran premio. Scusate il gioco di parole. Vettel ha vinto, ma... Luca, cosa credi che abbia fatto la differenza? Credo che sia stata la strategia a fare la differenza. Noi abbiamo fatto il garone, ragazzi. Chiaramente che al muretto hanno fatto un gran lavoro per ottimizzare ogni stint e sfruttare al meglio le gomme. Questo dimostra ancora una volta che la Formula 1 è un gioco di squadra. E dobbiamo anche riconoscere i meriti al pilota. Massa qui. Una vettura perfettamente bilanciata non serve a nulla se non c'è un grande talento al volante. Prossimo gran premio. Quanto vediamo, è il momento del podio. I piloti escono e un uomo in tutta rossa. Eccoci qua, sale sul gradino la prima più volta alto. Fantastica vittoria per la Ferrari. Come applaude brutto. È la nostra prima doccia di champagne in questo Formula 1 2016. Contiamo sul fatto che ce ne saranno molte altre oltre questa. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del Mondiale Piloti. Button Sebastian Vettel conquista la vetta della classifica piloti, forte di un risultato straordinario. Passando al pilota del giorno, Luca Filippi, tu chi sceglieresti? Senza dubbio Felipe Massa. Ma cosa? Ha avuto coraggio e a tratti aveva un passo di gara incredibile. Oggi è stato il migliore. E ora passiamo ai costruttori. I punti di vantaggio della Ferrari sugli inseguitori aumentano. Nel frattempo, dopo un ottimo weekend, la Red Bull migliora la propria posizione nel campionato. È stato bello avervi qui con noi questo weekend. Spero che vi siate divertiti. Assurdo, ragazzi. Perché? Perché Massa? Perché? Vabbè che è arrivato al quinto posto, ma io sono arrivato secondo. Vabbè, comunque ho guadagnato un trofeo, top 3, si chiama il trofeo. Vediamo quanti punti ci dà. Possiamo ricercare il motore, mi sa, eh. Siamo in vantaggio nella sfida con Sainz. Vediamo un po'. Eh sì, che dite, ricerchiamo il motore? O aspettiamo di ricercare per l'aerodinamica? Io direi una ricerca e sviluppo motore ci può stare. No, scusate, andiamo al prossimo weekend. Vediamo che cosa ci attende. Se c'è qualcosa di diverso. Monaco. Bene, qua ci schiantiamo, sicuro. Come la morte proprio. Vediamo se ci arriva qualcosa, una proposta di contratto, non lo so. Dai. Eh sì. Ehi, ho Ciao una zio. Cosa per te. Abbiamo montato dei nuovi componenti sull'auto. Dal simulatore sembra che vada tutto bene. Fammi sapere cosa ne pensi tu. Ecco i dettagli. Vabbè, questo è il sistema di iniezione della potenza del motore. Abbiamo guadagnato 8 cavalli, che... Ciò.
non è che ci dà tutta sta sportiveggianza. Va bene ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo episodio.